Ragazzi, oggi è arrivato il mio momento nostalgia e quindi, come avete letto dal titolo, oggi parleremo dei miei cartoni animati, della mia infanzia e adolescenza. E niente, se questo video arriva a 100 like, faccio un video simile però su serie TV della mia infanzia e adolescenza. Serie TV e sitcom anche. Bene, iniziamo questa. Non so se definirlo lista, perché comunque non sono messi in ordine di preferenza. Diciamo, quelli che mi ricordavo, non li ho nemmeno inseriti tutti quanti i cartoni, perché sennò veniva un video lunghissimo, non finivo più. Ok, iniziamo con il primo cartone in assoluto. Mi piaceva sì da piccolo, però negli ultimi anni proprio me ne sono quasi innamorato di questa serie, o anche anime, perché sì. È anche un anime, non sembra ma lo è dallo stesso creatore di Dragon Ball e stiamo parlando di Dr. Slump e Arale. Dottor Slump, io non capisco come ancora non so chi mi ha dato il nome Arale, quanti anni ho. In poche parole, in questo cartone c'era questo dottore che aveva creato questo robot, ovvero Arale. Ed era un robot con aspetti umani, era una ragazzina, però questo robot era troppo potente. Se ti sfiorava, tu te ne andavi direttamente nell'altra parte del mondo, in poche parole. E niente, la serie è stradivertente, cioè ogni giorno ne succede di tutte e di più. Passiamo al prossimo cartone. Questo sicuro l'avete visto tutti, tutti, e non mi prendete per il culo. Stiamo parlando dei Fantagenitori. Chi non l'ha mai visto? Negli ultimi anni ho visto anche le nuove serie e ci hanno messo di tempo per arrivare in Italia. In poche parole parla di questo ragazzo, questo ragazzino che ha una vita, diciamo, non tanto bella, soprattutto per la babysitter Vicky, e grazie ai suoi due fantagenitori, diciamo, riesce a sopravvivere, cioè riesce a uscire da questa vita brutta. Gli aiutano, in poche parole. È uno dei cartoni animati che fin da piccolo me ne sono innamorato. Cioè, ogni volta che veniva trasmesso, io dovevo vederlo a tutti i costi. Cioè, mi piaceva un botto. Poi un altro cartone, parliamo dei Fanta Eroi. Allora, Fantaeroi, in poche parole, c'era un bambino che sognava di diventare l'aiutante di un supereroe preferito, che era Maxi-Man. Se non erro, questo bambino andò a vivere nella casa di questo supereroe, però questo supereroe non si sa che fine ha fatto, scomparso. E insieme a lui ci sono anche i suoi amici, ovviamente, che si alleano anche loro nell'accademia di Fantaeroi per diventare appunto aiutanti. Poi un altro personaggio che ricordo sicuro di questo cartone era la TV, non mi ricordo come si chiama la TV. Ora non è che mi posso ricordare tutto. Passiamo al prossimo cartone. Questo non mi dite che non l'avete visto. Questo è più vecchio di me. E stiamo parlando, signore e signori, dei Looney Tunes. Chi non l'ha mai visti? Cioè, io praticamente ero lì attaccato alla TV. Erano bellissimi, erano stradivertenti, ti prendevano. Cioè, soprattutto Willy il Coyote e Beep Beep. Cioè, io non vedevo l'ora che il Coyote riusciva a catturare quell'uccello maledetto. Cioè, era impossibile. No, veramente, erano bellissimi. Cioè, non riuscivo a vivere senza. Erano peggio di Tom e Jerry all'epoca. Li ho visti praticamente un botto di Looney Tunes. Un botto. E scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate di questo cartone. Passiamo al prossimo. Questo è uno dei cartoni barra serie animate che mi è piaciuto di più. Soprattutto la sigla. La sigla è fighissima. Stiamo parlando di Street Football. Noi siamo quelli che quando
decidono di fare qualcosa. Poi comunque la facciamo. Street Football. E dovrebbe essere la serie che prima si chiamava La Compagnia dei Celestini. In poche parole, in questo cartone ci sono dei ragazzi che giocano a football per strada. Nice. Si poteva intendere già dal nome. A me, onestamente, non è che piace proprio assai il calcio, però in questo cartone, diciamo, ho visto un calcio diverso da quello che vedo in TV e io me ne sono innamorato già dalla sigla. È un cartone animato abbastanza bello. Ora, è da un po' che non lo vedo, quindi ora non è che mi ricordo proprio tutto. Questo cartone non mi ricordo l'ultima volta che l'avrò visto, sarà stato forse 6-7 anni fa, forse pur di più. E credo questa sia una serie francese. Se ritrovo gli episodi me li riguarderò tutti. Passiamo al prossimo cartone. Questo, se non l'avete visto, vi siete persi tutto. Stiamo parlando di Pucca. Chi non l'ha visto Pucca? Era in poche parole questa ragazzina che era innamorato di questo ninja, che stranamente non parlava rispetto agli altri personaggi, era muto. Io mi chiedevo, ma perché non parlava questo ninja? E in poche parole questo ninja faceva di tutto per sfuggire a questa ragazzina innamorata. E niente, in ogni episodio vediamo lui che combatte con altri ninja, ma nel frattempo sfugge a Pucca. Era impossibile sfuggire, cioè era come una zecca, come la peste bubbonica. Era impossibile sfuggire. Ed era bello appunto per questo, perché era bello perché vedevi questo ninja che cercava di sfuggire a tutti i costi a questa ragazzina. Era bello. Passiamo al prossimo cartone. Questo era uno dei cartoni. Questo cartone rispetto ad altri era culturale. Stiamo parlando di Little Einstein. Voliamo un po' più su, dove il cielo è tutto blu. I fantastici uno dei cartoni che bellissimi, ti facevano imparare di tutto e di più, dalla storia all'arte. E poi dicono che i cartoni non imparano. Abbiamo un esempio, ogni mattina me li vedevo, l'ho adorato fino al primo momento. La sigla poi è qualcosa di favoloso. Erano quattro piccoli esploratori che andavano in missione insieme all'astronave. Il tema principale credo era la musica, che diciamo li guidava nella loro avventura. Sì, perché cantavano spesso e sempre. Vi ho detto, si imparava di tutto e di più. E il prossimo cartone invece, un cartone che ha segnato la mia infanzia. Non so, mi piaceva perché c'era qualcosa negli episodi che mi attirava. Parliamo di Il Postino Pat. C'è il suo gatto Jess. La mattina presto, quando spunta il giorno, con la posta in giro se ne va. Cioè, io per guardare questo cartone mi alzavo tutte le domeniche verso le 7:30. Cioè, invece di dormire, io mi alzavo per guardare questo cartone insieme ad altri, che erano cartoni che si facevano prima di un programma. Non lo so, mi piaceva. Mi piacevano le avventure di questo postino e il suo gatto. Non so, c'era qualcosa che mi attirava. In poche parole, in questo cartone, come vi ho detto, diciamo, si parla delle avventure di questo postino e il suo gatto. Ogni volta succedeva sempre qualcosa, qualcuno della città o villaggio, perché era piccolo, non ve lo so spiegare praticamente. Passiamo al prossimo cartone. Questo cartone, diciamo, mi è piaciuto perché dove c'era lotta c'ero io che guardavo. Ed era, diciamo, un wrestling a portata di bambini e di ragazzi. Stiamo parlando di Ultimate Muscle. The Bad Boys from Outer Space. Get a body slam, the human race. Wrestlers race to our defense with strength and speed and flatulence. Mamma mia, lo adoravo. È un anime se non erro. Non me lo ricordavo questo. Era appunto una parodia del wrestling. Non so, non me ne sono perso nemmeno un episodio probabilmente. Ero lì fisso a quell'ora che lo dovevo vedere a tutti i costi. Cioè, ero un orologio svizzero praticamente. L'ero imparato praticamente a memoria l'orario. Cioè, se non avete visto questo cartone,
vi siete persi tutto. E il prossimo cartone invece è un cartone che sicuramente una volta nella vostra vita l'avete visto. È stato sponsorizzato ovunque. Stiamo parlando di Monster Allergy. L'episodio 0, o l'episodio, il primo episodio praticamente, è stato sponsorizzato dalla Kinder, che aveva venduto il DVD, e io da lì me ne sono innamorato. Ok, sì, non ho visto proprio tutti gli episodi perché ogni tanto cambiavano le programmazioni del canale, quindi non riuscivo sempre a vederlo, quindi qualche episodio me ne sono anche perso. Ho visto anche che hanno fatto la seconda stagione. Sì e no, se ho visto un episodio della seconda stagione. In poche parole, in questo cartone si parla di un ragazzo che, grazie all'allergia ai mostri, riesce, diciamo, a usarlo come radar, tra virgolette, e con dei poteri e un aggeggio riesce a catturare tutti i mostri e riesce, credo, a sconfiggere anche il cattivone, ovvero Magnacat. Ora, ciò me lo ricordo perché ho provato anche il gioco, quindi qualcosa me lo ricordo. E niente, in ogni episodio cerca di catturare mostri. Poi altri personaggi presenti in questo cartone c'erano Elena, che praticamente non riusciva a vedere i mostri perché i mostri erano invisibili, cioè, diciamo, solo col potere di Zeke riusciva a vederli. Poi c'era il gatto, che ora non mi ricordo chi era. Poi abbiamo il mostro quello buono, uno dei mostri buoni, che non mi ricordo come si chiama, era quello rosso, grosso, mangiava di tutto, compreso le scarpe di Zeke. Poi abbiamo i nonni, che erano fantasmi. Vabbè, altri personaggi che ora non mi vengono in mente. E se non l'avete visto, guardatelo. Credo sia una serie italiana questa, una delle poche serie italiane. Il prossimo cartone sicuro l'avete visto, ma sicuro. Stiamo parlando di Bob aggiusta tutto. Era praticamente questo omino che insieme ai suoi attrezzi aggiustava tutto praticamente. Il nome parla da sé. E niente, mi piaceva perché volevo vedere come costruiva il nostro Bob, come riusciva ad aggiustare tutto. Il prossimo cartone l'ho messo come bonus perché è un cartone, diciamo, un po' vecchiotto. Veniva trasmesso, diciamo, quasi raramente in TV. Era uno dei più belli perché metteva in risalto la realtà con l'animazione. E stiamo parlando di Le avventure di Jackie Chan. Cavolo, quel cartone proprio bellissimo. Cavolo, parlava di questo Jackie Chan che appunto è colui che lotta nei film, e la serie appunto veniva ispirato dai film di Jackie Chan. A fine di ogni episodio rispondeva anche alle domande dei suoi fan. In poche parole, Jackie Chan era un archeologo americano di origine cinese. Diciamo, trova uno scudo che conteneva un talismano. Degli uomini riescono a rubare questo talismano. Era un'organizzazione criminale. Jackie Chan, in poche parole, cerca in tutti i modi di prendere questo talismano. Dove c'era Jackie Chan nell'azione, cioè, c'ero io che guardavo, sicuro. Niente, questi erano i cartoni che io, diciamo, ho visto nella mia infanzia e adolescenza. Non ho inserito altri perché sennò finivamo domani, cioè ce ne sono molti, ma molti di più, che ho visto anche ultimamente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se si lascia un like, se arriviamo a 100 like, vi ripeto, faccio un video simile sulle serie TV e le sitcom che ho visto nella mia infanzia e adolescenza. Seguitemi su Instagram ovviamente e su altri social, link in descrizione. E niente, noi ci vediamo alla prossima.